Notizieinunclick.com è una testata giornalistica online con informazioni a livello nazionale e locale. Notizieinunclick.com pubblica fatti, non opinioni. Notizieinunclick.com, la notizia giusta per te. Ciao a tutti, io sono Loredana e vi do il benvenuto nel nostro canale di YouTube Notizie in un click. Visto il successo ottenuto all'interno del mio portale di informazione notizieinunclick.com, la sezione di educazione finanziaria, ho pensato di pubblicare in maniera cadenziata dei video che ne trattano l'argomento. I temi trattati li potete trovare nel libro Lessico finanziario scritto dal professor Beppe Ghisolfi, edito da Aragno. Buona visione! Commissione Finanze e Tesoro al Senato della Repubblica. Di Mauro Maria Marino, già Presidente della Commissione Finanze e Tesoro al Senato della Repubblica. La Commissione Finanze e Tesoro è una delle 14 commissioni permanenti del Senato. Il Senato si articola infatti in assemblea e commissioni permanenti, alle sedute delle quali i senatori hanno il dovere di partecipare secondo la formula dell'articolo 21 del regolamento. Le competenze. La competenza della Commissione tocca molteplici aspetti dell'obbligazione tributaria: imposte dirette e indirette, tasse, accise, imposte sulla produzione e consumo, imposte locali e finanza locale. Le procedure. L'espressione del regolamento designa le materie per le quali la Commissione è competente e nelle quali si può attivare le diverse sedi: referente, legislativa, consultativa, ispettiva, informativa e molto altro. I temi. Nella 17ª legislatura la Commissione ha varato la delega fiscale e coadiuvato il Governo nella sua parziale attuazione, ha accompagnato la realizzazione dell'unione bancaria, ha esaminato i vari interventi in materia bancaria, ha sostenuto la maggior trasparenza nei prospetti informativi e l'incremento delle tutele dei risparmiatori, ha sostenuto l'introduzione di un organismo nazionale di coordinamento in materia di educazione finanziaria, ha svolto due indagini conoscitive in materia bancaria dal 2015 e nel 2016, definendo poi la legge istitutiva della Commissione bicamerale di inchiesta in materia bancaria. Questo è solo alcuni spunti presi dall'articolo. Per chi vuole approfondire, notizieinunclick.com, cliccare in questa lente e digitare Commissione Finanze e Tesoro al Senato della Repubblica. Con questo è finito, abbiamo l'appuntamento per domani e parleremo di compliance e risk management. Grazie per la vostra attenzione.